Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie di Uncharted 4. Siamo nel 13° capitolo. Naufragio, no? Se non sbaglio. Ci eravamo lasciati proprio qua. Con Nate mezzo di strizzo, sporco un po', una tempesta enorme. E niente, si è separato a regola da Sam. A causa comunque di, diciamo, una sorta di incidente, no? In mare con la barca. E niente, vediamo un po' succederà e come si va avanti, ecco. Sam! Sam, mi senti? Non posso più perdere niente, a parte la vita. Sta parlando da solo. È il primo segno della pazzia. Esagerato. Diamine. Ok. Merda! Non mollare, Nate. Non mollare. Non fare più lui. È sfatto. Al diavolo questo posto. Al diavolo. Dai. Ehi, vai. Ce la fa. Allora. Ah, ok, non devo saltare, devo solamente mettere la manina, suggerimento. Sì, l'ho capito, ora. Scusate. Andare avanti, andare avanti. Boh, senza salti è veramente, no, indecente, però boia, è abbastanza noiosa come cosa, è lento, me ne frisante. Mi aspetto altro di morire. Smagna. Sam. È vivo, vabbè. Si sapeva. Però vabbè. Io me l'aspettavo. Forza. Dove sei? Merda. Hai recuperato un po' di forze? Magari sarti. Ha smesso anche
piove. E magari boh, si può tornare a fare salti normali, bene decente, cioè l'arrampiate normale. Infatti, sembrerebbe di sì, meno male. Oh sì, guarda come va il razzatore. Cosa strana è che, vabbè, chiaramente io noto dove sto si ma lo dio solamente per Ruzza, perché comunque rimane sicuramente un grandissimo gioco fino ad ora, cioè per me si è dimostrato tale. Però c'è delle cose strane, delle particolarità strane, tipo ora le rocce, no? Sembrano tutte asciutte, fino a prima era mezzo di strizzo, perché comunque pioveva a dirotto. Vabbè, comunque. Dio per quanto riguarda le esterne, eh. Oddio, ora va di sotto. Però come ho detto rimane pur sempre un grandissimo gioco, fatto bene e... Ci sono... Ora parlo sì un attimino, sono anche delle piccolezze importanti, che non so magari se uno ci fa caso, anche nei filmati. E... Cioè anche nei minimi dettagli non sono cose che non tornano come a volte magari succede in determinati giochi, ecco, che magari uno va... Non lo so, per deduzione, ecco. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Sto facendo il giro a vuoto, ragazzi. Devo salire. Vedrai, sì. Fate il giro a vuoto. Ok. Si sale. Queste comunque sono un po' bagnate, sembrerebbe. Qualche riflessino, oddio, mamma mia. Oh, l'ultimo, Strano. Non salto niente. Allora ti dico gabbiano, di. Dappertutto, di. Siete miei piccioni. Da fare va di va. Devo andare di va. Dio. Brave. Oh, cazzo. Attenzione, se... Prego, ti prego. Non me l'aspettavo. Siamo lì, pa. Wow. Adesso. Siamo andati là? No. Oh sì. Siamo andati là. No, sono cascato dove è primo, mamma buona. Almeno mi sembra di essere dove ero prima, no?
Che culo. Qui sono tornato a giocare parecchio allo scazzo, eh. Cioè, col mio scazzo che per ora a volte mi ha fatto andare avanti. Ok, abbiamo azzeccato la strada dopo averla sbagliata prima, perché siamo tornati, diciamo, il punto di partenza. Ora sembrerebbe che ci siamo. Dovremmo esserci. Spero. Via. Dopo la tempesta il sole. Bene. Qui si può salire? No. Salve, ho visto un bello scheletrino, un altro. Salve, come state? Volevi arrampicarti? Con quegli stivali? Ah, fai dell'ironia spicciola, Drake. Drake, tre volte chiamo Drake. Nathan. Perché Drake è il suo cognome, mica era più Nathan. Sono certo che non ti serve più. Eh no. Sì, funziona. Allora, ci siamo quasi. Vai, ci siamo. Ok. Io salto di là. Inutilmente. Ma bottati! È sbagliato. Arriva. E poi coltellino. Tacchiti! Era tutto un... usare questo sinovì, questo chiodino lì. Oh, issa! Oh, merda! C'ha la pistola? No. Almeno, non sembrerebbe. Siamo nel cuore della giungla, qui. Si muove tutto. Io non vedo niente. Rimaniamo nascosti nelle bettina. Ok, gente, passo all'arte. Non ci re... Ma perché? Ma cosa ci combina che un t'aggrappia al sasso lì fuori? Meno male, comunque, quando si muore si riparte più o meno lì vicino. Vado di vallo, guarda. È qui! Ma mi hanno beccato, maledetta la miseria. Però voglio restarci. Non c'è nessuno, me ne vado di là. Si continua, dai,
Tac, vai. Mamma mia. E allora se lo dice Nathan o Nate, può essere vero. C'è andato, arriva a regola. Ma scusa, non siamo, dove è prima lì? No, scherzavo. Che pensavo di, che fosse lo scheletro di prima che non ho cacato, perché ce n'erano due prima. Uno c'aveva il chiodo lì, uno c'aveva il coso, ma ormai ero su. E me ne sono un po' sbattuto i coglioni. Tesorino, va bene, anche se non me ne frega, però. Lo si prende. E la regola ora bisogna stare qui. Vai, vai, vai. Oddio, oddio, oddio. Vai. Classio culo. Porca troia. Allora dice le parolacce anche lui. Per poco non ti ha ammazzato. Sam, stai bene? Sì, sono ancora in piedi. È bello che tu sia ancora vivo. Grazie. Andiamo. Un tesoro ci aspetta. Un attimo, Sam. Che stiamo facendo? Che vuoi dire? Voglio dire che le scorte sono sul fondo dell'oceano indiano. Allora andiamo a rubarle all'esercito di Nadine. Sì, a proposito. Siamo noi contro un esercito. Per ora ce la siamo cavata bene. Finendo dispersi in mezzo al nulla. Stavamo cercando di venire qui. Sì, con... ma avevamo un piano di fuga. Senti, la butto lì. Proposta assurda. Perché non scendiamo e rubiamo una delle barche di Wraith? Le barche aspetteranno. Sai perché siamo qui? Perché la mia salvezza ha un prezzo. Ok? E per saldarlo, entreremo in quella giungla e troveremo Libertalia. Tu hai trovato qualche traccia di un'enorme colonia pirata? Perché io non ho visto nulla. È un po' tardi per i ripensamenti, non credi? Senti, possiamo prendere in considerazione l'idea che il progetto di Avery di un'utopia pirata è fallito e ci siamo lasciati trasportare da questa suggestione, invece di trovare una reale soluzione al tuo problema? Hai occhi a dubbi, Nate. Se taccerò quest'isola, palmo a palmo, se serve, finché non troverò il tesoro. Quindi, se sei confuso sul motivo per cui sei qui, puoi tornare a casa, Nathan. Ehi, 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 tornare a casa? Mi prendi in giro? Hai idea di cosa ho sacrificato per essere qui? E quello che ho sacrificato io? Eh? Gli ultimi 15 anni della mia vita. Non c'entra nulla con tutto questo. C'entra con tutto questo e come? Che c'è? Ma guarda un po', proprio lì. Vuoi ancora andare a casa? Vediamo che altro scopriamo. Sam, qua su. Arrivo. Addio. Ho sbagliato.
No, Sam, non mi veni dietro come uno scemo. Ho sbagliato io. Basta. Bello, tarponi. Ma di lì non si può passare. Lì è la sala dei tarponi. Questo posto ha visto il giornale. Sam, di qua. È stato inutile. Ehi, Nathan. Forse ho trovato un passaggio. Nathan, di qua. Quanta polvere. Questo fatto. Si può salire? No. Bisogna scendere. Altro che capanna di paglia. Già. Queste sono architetture complesse. A quanto pare sì. Ah no, trovi i tesori. Cosa darei per la macchina fotografica? Ce l'abbiamo. Sì, sì, è sulla barca insieme al resto della nostra roba. Ah, grazie. Che lo dici? Ehi, lì c'è un'uscita. È troppo alto, non posso spingerti. Abbiamo qualcosa su cui salire, eh? No, non è qui. Una cassa, ho un'idea. E andiamo. Tento! Ci siamo. Oh, proprio lì è andata. Questa devi vederla. Case, strada larga. Si direbbe un quartiere commerciale. Sì, grazie dell'analisi, Nathan. Dai, cosa vedi? Vuoi proprio sentirmelo dire? Voglio proprio sentirtelo dire. Libertalia. Ah, ok. Libertalia è questa qua. Io ti dico la verità, pensavo fosse l'isola. 300 anni dal mitico Samuel. E dal... più giovane e meno affascinante fratello che poi di per sé comunque non è che l'ha buttato fuori, perché comunque lì cioè, l'isola per metà è libertà, se no è un'isola così non ha nome. Vabbè, diciamo, sta andando avanti. Da dove cominciamo? Che dici di quell'edificio laggiù? Ah, intendi quello con le torri di guardia? Sì, scopriamo cosa facevano la guardia. Per me va bene. Ah, ok. Con l'arrivo, quanto sembrerebbe, no? Quanto sembrerebbe, sì. E, diciamo, in Libertalia si conclude anche il capitolo, il tredicesimo. E come avete visto, inizia il quattordicesimo. Quindi, di conseguenza, andiamo un po'. Finisco l'episodio. Quindi, niente. Non mi resta che salutarvi e come sempre vi aspetto nel prossimo episodio, il quattordicesimo, che io personalmente non vedo l'ora di iniziare a giocare, perché sono curioso di sapere comunque com'è questa Libertalia, ecco, e cosa c'è. Via, quindi detto questo, niente, arrivo a salutarvi e vi aspetto. Ciao!